Stai ascoltando Tutti i gatti del mondo. Terzo episodio. Il comitato. Nella puntata precedente. Non sono scomparsi solo i gatti di Bologna. In 5 giorni tutti i gatti del mondo sono scomparsi. Ma tutti i gatti del mondo? Le reazioni sono diversissime. C'è chi cerca di farsene una ragione, chi studia la sparizione e chi pensa che i gatti vadano cercati. Non torneranno più, vero? Non dire così. Mia mamma ha un piano. La mamma di Agostino è riuscita a radunare tutti i vicini di Via delle Fragole in una stanza. È ora di provare a fare qualcosa. Prova. Mi sentite? Grazie per essere venuti qui oggi. Se siamo qui è perché non possiamo e non vogliamo rassegnarci. Dobbiamo continuare a cercare i nostri gatti. Dobbiamo continuare a provare. Sono passati 12 giorni da quando è stato visto l'ultimo gatto e nessuno ci ha ancora detto che cosa è successo. Perché non sono ancora venuti in Via delle Fragole? È partito tutto da qui. Ci deve essere una spiegazione. Secondo me, i nostri gatti, tutti i gatti, sono ancora vivi e possiamo riportarli a casa. Cosa te lo fa pensare? Come dici, Piero? Aspetta, vieni a parlare al microfono, così ti sentiamo meglio. Dicevo... Come fai a essere sicura che siano ancora vivi? I topi. Se i gatti non esistessero più, non dovrebbe essere pieno di topi? Non lo so, Alice. Camilla è piuttosto schizzinosa. Non so neanche se l'ha mai mangiato un topo. Ok, allora ragioniamo in un altro modo. Dove sono i corpi? Dai, Alice, ci sono i bambini. Ma Piero, voi tutti, credete davvero che si possa scomparire così? Che cosa hai in mente? Dici il tuo piano. Come prima cosa vorrei farci delle magliette con stampate le foto dei gatti. E questo dovrebbe riportarli a casa? No, questo ci farà diventare un comitato. Il comitato che riuscirà a riportare a casa i nostri gatti. Sì, ma come? Io non lo so dove sono andati a finire, ma so che in qualche modo possono ancora sentirci. Dobbiamo fargli arrivare dei messaggi. La riunione è durata ancora a lungo. In tanti hanno espresso la loro perplessità in merito alle magliette da stampare, ai gatti ancora vivi da qualche parte, ai messaggi da fare arrivare chissà come, chissà dove. Ogni tanto un cane ha ululato di noia. Ogni tanto qualcuno ha sospirato. Ma come dice Alice... Niente è perduto finché non è perduto. Alice aveva trovato anche dei volontari per la registrazione dei primi videomessaggi. I più entusiasti si erano dimostrati i bambini, che erano assolutamente convinti che i gatti avrebbero potuto ascoltarli. Qualcuno aveva allora suggerito di partecipare al programma che si chiama «Sei sicuro sicuro di averlo visto?». Qualcun altro era molto amico di un amico della conduttrice e avrebbe potuto farli partecipare al programma. Alla fine della riunione, una signora anziana di nome Enza, conosciuta da tutti come la Gattara, si era avvicinata ad Alice per chiederle spiegazioni. Il problema era che lei aveva 16 gatti e non aveva ben capito se dovesse fare 16 magliette diverse. Non ti preoccupare, Enza. Facciamo un collage con le foto di tutti i tuoi gatti. C'era qualcosa però che Alice non aveva detto ai suoi vicini, ai suoi figli e proprio a nessuno. La ragione per cui si era convinta che i gatti fossero ancora vivi non c'entrava niente con i topi. Lei ne aveva le prove. O meglio, sperava di averne, perché l'alternativa è che aveva preso una botta in testa e aveva le visioni. Alice aveva infatti visto Camilla, la gatta dei Di Palma, dopo la sparizione. Era notte
e Camilla era davanti a quella che prima era stata casa sua e sembrava guardare la finestra della stanza di Rebecca. Alice era uscita subito di casa in pigiama, ma della gatta non c'era più traccia. Davvero? Non piove da un mese, becco una pozzanghera. Grazie, universo. Camilla, torna qui, Camilla. Dopo la prima riunione del comitato, tutto si era messo in moto velocemente. E qualche giorno dopo, alcuni di loro erano ospiti a... Sei sicuro, sicuro di averlo visto? La prima a dover parlare era proprio Rebecca, che era agitatissima e non riusciva a stare ferma. Si aggiustava di continuo la maglia con la foto di Camilla stampata davanti. Ciao Camilla, spero davvero tu possa sentirmi. Stai bene? Dove sei? Dove siete andati tutti? Mi dispiace, non dovevo dirti di sparire. Lucilla non è mia amica. Tu sei mia amica. Se mi senti, torna a casa, mi manchi tanto. Leon, non è come sembra. Non ti ho sostituito con il cane di mio fratello. Ti ho messo da parte un po' di cena ogni giorno e l'ho nascosta in casa. Ti annoiavi così tanto con me. Se torni ti posso portare al mare o a pescare. Lo so, lavoro troppo e ti lascio troppe ore da solo. Uno dietro l'altro, i volontari del comitato avevano parlato ai loro gatti. Per ultima era andata Enza, la gattara, che aveva dedicato un pensiero a ognuno dei suoi 16 gatti, chiudendo il messaggio con: Bimbi miei, tornate a casa! Questa è per voi! And I will always love you! I will always love you! You! Nella prossima puntata. Camilla, cara, lo sai che ti adoro, ma questa volta l'hai fatta grossa. Tutto questo è molto stressante. E lo sai che a me non piace l'azione. Tutti i gatti del mondo è una produzione Loud Stories. Prodotto e curato da Marta Freddio. Scritto e diretto da Chiara Giontella. Registrato presso Synchrodub Bologna. Supervisione voci Stefano Cutaia. Assistenza alla registrazione Noemi Castelvetro. Fonica di sala Luz Gonzales Rios. Sound design, post produzione audio, sigla originale Amplitudo. Interpretato da Massimo Antonio Rossi, Mariangela Salmi, Sofia Bendaud, Lucia Gadolini, Luca Costantini, Alice Nanni, Stefano Cutaia, Pietro Mengozzi, Riccardo Cutaia, Marco Musso, Francesco Bedeschi, Matteo Fantuzzi, Elena Berto, Noemi Castelvetro, Francesca Consalvi, Luigi D'Onofrio, Martino Morando Sibert, Anna Fusco, Tommaso Emanuel Martini.